italiano. E questo è molto importante, perché qualcuno dei tuoi colleghi, anche degli addetti ai lavori, ritiene impossibile che si possano concedere 72 ore di riposo alla squadra e poi ritrovarla, oppure dopo una partita come quella di Champions, impegnativa e importante, però dare la giornata libera. Può essere una strada giusta, perché il calcio è il nostro delle tantissime parole, delle tensioni. Alleggerire la testa dei giocatori forse è più importante di alleggerire le gambe. Chiaramente la testa è ancora più importante, per me sempre la testa controlla tutto. Dopo le gambe sono che fanno il lavoro in campo, ma la testa deve comandare. Se loro sono contenti, se loro arrivano all'allenamento con la mentalità giusta per lavorare forte, ti dico, ieri hanno fatto un allenamento spettacolare, perché la intensità era così alta che io come allenatore se lo guardavo dal sito, è fantastico per un allenatore guardare la squadra allenare così. Per me questa è la chiave, se loro hanno un giorno o due non è importante, la cosa importante è che dopo arrivano e fanno il suo lavoro e lo fanno bene. Per questo sei così tranquillo quando poi fai le gite fuori porta, no? Sì, sempre, sempre lo che diceva prima del lavoro per tutti, del ruolo. Oggi abbiamo fatto un lavoro specifico con la difesa, un lavoro specifico con gli attaccanti, e cambiamo i giocatori, e sempre si cambiano, tutti sanno che cosa devono fare, per me questa è una tranquillità. Sì, no, vado oltre, però intendevo, per questo sei così tranquillo che puoi andare a vedere la Reggia di Caserta, San Carlo, gli scavi di Pompei. Di inizio nel mio sito ho chiesto, avevano ragione, perché tante cose sono belle qui a Napoli, che a me piace dirlo, e mi piace per questa gente che sempre quando io vado sono gentilissime, farle vedere che sono molto soddisfatto con loro. L'ultimissima, non posso non chiederti del Toro. Che squadra affronta domani il Napoli? Qual è la minaccia maggiore? È una squadra chiaramente che le piace palleggiare, ma alla stessa volta sono bravi nella ripartenza, hanno velocità in attacco. Sarà sicuro che sarà difficile. Noi abbiamo fiducia in noi stessi, ma sappiamo che sarà difficile quando analizziamo la squadra. L'ultima partita che hanno fatto è una squadra che aveva occasioni che lo ha fatto bene, poteva perdere, ma non ha fatto bene ancora e sono pericolosi. Parliamo prima, mi hanno fatto la domanda del Chelsea, ma hanno 3-4 giocatori e soprattutto la squadra che ha una buona mentalità, con un allenatore con esperienza che sa che cosa vuole. Tutto Sport. Buongiorno mister. A proposito della Champions, volevo chiederti se secondo te, vedendo la Juventus, vedi una squadra un po' in difficoltà in questo momento, reduce le due sconfitte consecutive come mai era successo in precedenza, mentre per il campionato pensi che la Roma, che ha fatto 8 vittorie di fila, sia una formazione che può reggere questo passo oppure no? Parlando della Champions, devo dire che io guardo le partite, ma parlo della nostra, non parlo delle altre squadre. Credo che la Juve è una squadra forte, la Champions adesso sono due squadre che si qualificano e dopo si vede a febbraio la squadra sia più forte o meno forte, ma chiaramente è una squadra forte e non devo dire più. Parlando del campionato della Roma, la Roma, come ho detto prima, con Inter, sono due squadre fortissime che giocano una partita alla settimana, questo è un vantaggio sicuro, ma ancora siamo all'inizio, mancano 30 partite, sono tanti per sapere dove possono arrivare, ma lo hanno fatto bene, sicuro che hanno molta fiducia e sarà difficile, rimarranno di là qualche giornata sicuro, mi sembra che con la qualità che hanno nella squadra, perché Rudy, che è molto furbo, diceva no, Napoli, questa qua, la Roma è una squadra forte, è una rosa forte, hanno qualità e con una partita alla settimana sicuro che sarà pericolosa fino al fine. RTM. Mister, la vecchia Gloria Granata ha dichiarato di preferire Insigne a Cerci perché è più completo, a corsa, dribbling, velocità. Ora, non parlando di Cerci, perché come ha detto lei è un giocatore di un'altra squadra, però il processo di maturazione di Insigne si avvia ad essere sempre più importante e aggiungere ad una conclusione quando? Lui è un buon giocatore giovane che ancora deve crescere. La chiave per la sua crescita è si rimane tranquillo, si lavora come io lo vedo lavorare ogni giorno, si controlla tutto questo vicino a lui, che è tanto giornalista, che parla bene,
si va con la nazionale, si lo fa bene al San Paolo, questo è positivo, è importante, ma lui deve capire che deve sentire alla gente vicina, al professionista, che siamo vicino a lui e che vogliamo lo meglio per lui. È un giocatore che ancora deve crescere, perché ha tante cose, ma soprattutto ha la intelligenza per crescere. Alza! Buongiorno. Torno un attimo su Higuain, perché dalle sue parole possiamo ipotizzare, diciamo, un modello Marsiglia, cioè un Higuain che magari comincia la partita e poi, siccome deve ancora ritrovare la forma fisica migliore, poi a un certo punto magari possa lasciare spazio a Zapata. E su Zapata le chiedo quanto è stato importante il gol di Marsiglia anche in questi giorni, dopo Marsiglia, come lo ha visto, se lo ha visto più sbloccato, insomma, più partecipe, più pronto anche, insomma. Sì, Gonzalo ancora sta lavorando per recuperare questa condizione fisica, no? Quando uno si ferma 2 settimane, sempre, non 2 o 3 giorni come diciamo prima, 2 o 3 giorni non è un problema, ma 2 settimane è un problema e lui deve lavorare e sta migliorando. Quanto tempo può essere in campo? Dipende, perché se lui ha un'occasione e fa gol, sicuro che ha più energia, no? Il calcio è così, un attaccante che fa un gol ha più energia e si sbaglia, sicuro che diranno no, non è a posto, ma è normale, insomma. Vediamo, decidiamo guardando ogni allenamento, e dopo decidiamo durante la partita quanto tempo può essere in campo. Duván è molto contento per lui e noi abbiamo avuto qualche riunione, il staff tecnico, abbiamo parlato che per noi, per tutti, e lui ogni allenamento andava meglio. Sempre parliamo di Lorenzo, che è un giocatore giovane, 22 anni, napoletano, facile per lui capire la città e capire tutto. Per un straniero che arriva da un altro paese, o tra la lingua, solo all'inizio, sempre più difficile. Io credo che lui ancora sta crescendo, non credo che Lorenzo arriverà all'altezza di Duván, ma sicuro che tutti e due crescerà. Canale 21. Dove c'è? Volevo chiederle invece a centrocampo cosa sta pensando per domani, chi farà riposare, se ha pensato quindi ad un turnover. Più che riposare è decidere che giocatore è meglio. Noi abbiamo, quando si parla del turnover, e noi diciamo che non parliamo del turnover perché abbiamo una rosa a disposizione, sempre analizziamo un po' che abbiamo, che hanno fatto, che possono fare. Noi lo stesso. Un giocatore può giocare 10 partite di fila? Secondo voi? Sicuro? Dipende. Per esempio, uno che ha giocato. Cavani. Che ha giocato qua. Verano. Abbiamo uno, due, ma. Reina ha giocato tutte le partite. Perché? Perché dipende dal ruolo. Chi corre più? Callejón o Albiol? Callejón. Perché? Perché è un esterno. Dipende del ruolo. Il ruolo, possiamo dire, no, questo è l'attore perché gioca qua, dipende dal ruolo, una cosa. E noi lo stesso, se abbiamo un giocatore come Callejón per fare la fascia, e abbiamo un altro, dico Albiol, deve fare la fascia come esterno, può giocare tante partite come Callejón di fila? No, dipende dal giocatore, dipende del ruolo, tante cose. E dopo noi guardiamo ogni partita per sapere se hanno fatto molto lavoro o non hanno fatto tanto. E ancora non è solo quanto corre, questo che se guarda la TV quando c'è una partita, no, ha fatto 11 km, oh fantastico, 12 km, questo non è importante, è importante la intensità. E non solo questo, è importante se tu fai una partita, se facciamo 10 km di corsa, un calciatore può fare 8 e non può giocare un'altra partita. Perché? Perché durante la partita uno dà una volta, il gomito, e quando fa la corsa e basta. Noi abbiamo fatto una prova nell'ISEF quando io studiavo tanti anni fa, e abbiamo giocato una partita con Atletici, che Atletici dice?
che erano 5 mm, 10.000, 1.500, gente veramente preparata. Il giorno dopo non potevano camminare. Perché? Perché l'esforzo è diverso. Cioè, ogni ruolo, ogni giocatore è diverso e ogni partita è diversa. Cioè, non parliamo del turnover, parliamo della scelta che facciamo per ogni partita. Questo significa che sì, ma la differenza tra lui che corre tanto e altri è che lui recupera prima. Questo significa che domani sicuro che almeno giochiamo con due centrocampisti. Teleclub Italia. Ciao mister. Eccoci. Domani c'è il lunch match, è un orario un po' insolito, c'è anche l'ora legale domani, che stranamente poi fa tornare le lancette indietro. Ha chiesto ai suoi giocatori qualche sforzo per alzarsi un po' più presto per gli allenamenti, e se a lei piace questo lunch match, che un po' a tutti forse non piace. Noi facciamo il ritiro, controlliamo un po' il tempo per ciascuno, non è un problema perché siamo tutti insieme, questo è controllato. E dopo... Io sono stato in Inghilterra tante volte per giocare alle 12.45, soprattutto in trasferta, quando eravamo vicino al top della classifica, una risposta per te. 12.45 in trasferta, o se giocava alle 3, alle 1, e qui alle 5, alle 6, in Spagna è alle 20.45, alle 10, non è un problema. Noi siamo preparati o dobbiamo essere preparati per giocare a qualsiasi ora. Ma a lei piace? Io non so. Mister, buongiorno. Senta, il Torino è una squadra che gioca un po', ama fare anche il possesso palla per poi verticalizzare improvvisamente con questi attaccanti molto veloci, quali prima facevamo riferimento, Cecci, Barreto, sono molto bravi a giocare anche proprio sulla linea dei difensori e poi diciamo inserirsi velocemente. Ecco, tatticamente avete studiato qualche accorgimento per evitare questi tagli improvvisi dal punto di vista, soprattutto per i due centrocampisti che devono magari restare un po' più bassi? Sì, noi sempre facciamo, la prima cosa è lavorare sopra la nostra squadra, che cosa possiamo migliorare, che cosa facciamo bene, dobbiamo farlo ancora più. E dopo lavoriamo con l'altra squadra per sapere che cosa hanno loro, dove sono più forti. Chiaramente abbiamo lavorato un po' in questo senso nella fase difensiva e dopo nella fase offensiva. Se noi abbiamo possesso e non prendiamo la palla, loro avranno... più problemi, saranno in difficoltà. Se loro hanno la palla, come dici te, dobbiamo controllare questa velocità che hanno loro in attacco. Abbiamo fatto. Abbiamo nel mister, il Torino allarga molto bene il gioco sulle fasce. Noi chiedete se è soddisfatto e la prova di maggio Mestre Armero in queste due gare in fase difensiva, se c'è ancora qualcosa da migliorare sotto quell'aspetto, e poi in fase offensiva molte volte è stato determinante il cambio di fasce dei due esterni, Callegon e Insigne, Callegon e Mertens. Però a destra Insigne e Mertens ancora non fanno quello che fanno a sinistra in termini di imprevedibilità soprattutto. Sono questi ancora degli aspetti da migliorare per passare da quel 75% sempre più in alto? Sì, chiaramente sappiamo che loro palleggiano, hanno velocità, girano la palla, il lavoro nostro nella fase difensiva l'abbiamo fatto per controllare queste cose e noi quando abbiamo la palla lo stesso dobbiamo... capire dove siamo più forti. Sono d'accordo che a sinistra Mertens e Lorenzo hanno una qualità specifica, a destra è una questione di tempo di adattarsi. Mertens ha giocato con la nazionale là, Lorenzo si allena tante volte alla destra, loro sanno che cosa devono fare e piano piano abbiamo visto che questi movimenti dei giocatori offensivi nostri sono ancora meglio. È un po' di tempo, ma stiamo lavorando con questo. L'ultimissima calcio da volentieri. Mister, per chiudere, perché Fernandez e non Cannavaro? Perché... No, a Marsiglia, la scelta di Marsiglia. Sì, perché per questa partita per noi Fernandez poteva essere buono. La prossima, per questa chiaramente Paolo che non... non può giocare, ma la prossima vediamo. Come ho detto prima, e questo dovete capirlo, noi facciamo il lavoro con tutti i giocatori. Giocatori che giocano, che non giocano, Bruno Ubini che lavora benissimo, lui sempre fa il lavoro, difensore centrale, è preparato. Dopo io devo decidere, ma loro devono essere preparati. Grazie a tutti. Grazie.